Un assessorato alle acque e ai navigli che vanno riaperti, il Meazza da ristrutturare e non da demolire, piste ciclabili da rifare. Le idee sono chiare e non sono proprio allineate con quelle dell'attuale amministrazione. Giorgio Goggi è ufficialmente il candidato sindaco dei socialisti di Milano e sfiderà Beppe Sala alle elezioni del prossimo ottobre. Non c'è solo i navigli, c'è anche il Seveso, cioè ci sono tanti problemi di acqua e se non risolveremo questi problemi riusciremo a portare avanti a Milano ancora di un grande passo. A San Siro va preservata una grande area verde. Secondo me il Meazza si può tranquillamente riqualificare così com'è. Fare grattacieli per demolire il Meazza non mi sembra che sia una scelta tanto oculata. Esiste una tecnica internazionale su come si fanno le piste ciclabili e la tecnica internazionale dice che non si fanno sulle strade di grande comunicazione. Quello di Milano mi sembra veramente qualcosa di strano. Quello di Goggi non è un volto del tutto nuovo. Dalle parti di Palazzo Marino, tra il 1998 e il 2006, è stato infatti l'assessore alla mobilità della giunta guidata da Gabriele Albertini e proprio sul passo indietro dell'ex sindaco di fronte alla candidatura ha avuto modo di dire la sua. Per me Albertini è stato il miglior sindaco che io potessi avere in quel momento. Sicuramente se lui avesse accettato per il centrodestra sarebbe stato per il centrodestra una buona cosa.